a tavola con un monologo sulla presunta assenza del padre. Sull'assenza del padre, chi parla? La figura del padre? Quali conseguenze ha l'assenza o l'eclisse del padre? Ritornello, rapporto di potenza, sovranità, il padre onnipotente, non il genitore. Il pater ha la potestà, intimità del padre col figlio, il figlio prediletto, quello più vicino al letto, omosessualità, implicita estimità della madre con la figlia, importanza metafisica della figura del padre, neanche psicologica. La radice di pater indica potenza, sovranità, potens, potente, potestas, impietà come non riconoscimento del padre. Diverse pietas nei confronti del padre. Patria potestà irrompe una novità con il cristianesimo. Noi siamo ancora in questo evo. Rapporto padre-figlio. Tutti gli aspetti della nostra vita. Dio è il padre? Avvicinarsi e giungere al padre? La via è del figlio? È il figlio? La vera icona del padre, il figlio. Il vero padre non è il genitore. Uomo, figlio, padre. Il figlio ha assunto la potestas. Abba, il figlio come pieno erede. Dal padre mio mi è stato dato tutto. Matteo 11,27. Senza il figlio il padre sarebbe rimasto nascosto? Il padre senza il figlio sarebbe niente. Meno che impotente, niente. Una libertà libera dallo spirito di servitù. Obbedienza pura e semplice al padre. Il Logos si riporta al padre. Cambia tutto. Il senso della nostra epoca. Il figlio è diventato erede, ma non di un padre morto. Eva. Evo, paternità e figliolanza, un solo potere, indissolubile, questa è la Trinità. E lo Spirito? Un'idea dialettica di potere, l'autorità diviene relazione, identificazione della patria potestas, potestas perplexa, conseguenze. Possibilità che il figlio possa mettere a morte il padre. La relazione come agone, conflitto. Esperienza comune. La morte di Dio. La quintessenza di Nietzsche. Il padre come passato, il figlio in atto, l'atto del pensiero è del figlio. Quali conseguenze per il figlio? Chi parla? Il nomos del figlio rispetto alla patria potestas nel passato. L'alleanza straordinaria della madre con il figlio. Quanto di più inquietante, l'icona del padre non si vede. Prima la madre era fuori dalla potestas. La madre totalmente esclusa da ogni potere. Fondamentalità escatologica della donna. La donna è la madre del figlio. Lei riconosce fino in fondo il figlio come non morto. Il figlio ritorna, le donne, non è morto. Muliertus nella potestas. È inevitabile che nell'idea di potere entri anche la donna. Chi parla? Chi non capisce il senso dell'epoca è bene che crepi. I libri in campo, il potere femminile, alleato del figlio, come il figlio è affine al padre, relazione quieta, identità sciocca, relazione, morte, pacifiche, la relazione come polemos, il padre
non può venire. Come se il mio fosse un ragionamento di logica. Il padre, nella figura del genitore, non può morire. Un genitore senza potestas? Un padre che non può ridursi al padre morto? Dio è morto? È assente la figura del padre? Si è eclissata completamente. Chi parla? Dovremmo entrare in un nuovo evo perché si ritorni alla patria potestas. C'è il padre nella situazione di crisi. La madre rivendica il suo posto accanto al figlio e al padre in crisi. La sofferenza del maschio è molto più acuta. So chi parla. Il maschio è più radicalmente in crisi in quest'epoca. Padri che rivendicano un'autorità si iscrivono all'istituto della vendetta. Una potestas che non hanno più. Cos'è il fantasma del padre di Amleto? Qui il padre è morto. Metafisicamente indeciso. Shakespeare vede senza la deduzione logica. Il Kratos, il potere. Maghi impotenti come Prospero. Il padre impazzito, Re Lear. Come Enea con Anchise. Chi ha i mezzi, i soldati, i figli. Sono liberi dalla patria potestà. Quando non capisci il mondo in cui vivi, ti perdi, sei perduto. Figure di crisi. I conflitti continui. Kafka, lettera al padre, mai arrivata, mai data. La più drammatica immagine di una patria potestas che vuole ancora esercitarsi laddove ha perso ogni senso. Autorevolezza, sinonimo di autorità. Il padre Dio diventa un demone, destituito di ogni aura e autorità. Battersi su una trincea sbrindellata, fatta a pezzi, indifendibile, non affiliare la donna madre alla potestas. Amleto non fa, recita. Il padre di Kafka è un grande commediante, che recita qualcosa di oscena, monumentale come un dio, miserabile, demone osceno, che colpisce i figli, maschera la propria impotenza, l'essere. Chi parla? Divinità castrata. Il figlio non sa liberarsi. Sullo sfondo, le condizioni limite irreali. Un padre con la potestà passata, che non vuole tramontare. Resistenza del genitore che vuole castrare il figlio, impedire al figlio di liberarsi. Se questa carrellata ha un senso, libertà di tutte le figure, una guerra civile permanente, globale, inevitabile logicamente, una condizione inevitabile, un reciproco riconoscimento. Tradurre il polemos nel dialogo. Già fatto da più di 2400 anni. Una potestà unica. Non è possibile in questo evo. Terminerà questo evo. Ogni filosofia politica è teologia politica e escatologia. In entrambi i monoteismi, la patria potestas è morta, non il genitore. Qual è la via? Niente metodo, esodo, sinodo. La legge dell'amore. Il potere è una lotta per il potere perché si affermi uno su tutti. Filosofia, mettere a tacere l'altro e avere ragione. E allora, come concludo? Colui di cui dico chi parla. Non concludo. Trasgredire il limite. Virtus negata. Come virtus legata alla patria potestà. Vir, da dove viene virile. Poter comandare.
La terza persona è la relazione, che non è tra persone, non è tra maschere. Senza il riconoscimento dei molti, nessun potere è legittimo. Le note a margine prenderebbero circa 9.722 pagine.